Oh no, il pane inizia ad essere un po' vecchio. Ma ho aperto il frigo e mi è venuta un'idea per una ricetta del riciclo. Preparerò degli gnocchi, taglio il pane e lo metto ad ammollare nel latte. Trito la mortadella, aggiungo anche il prezzemolo. Adesso strizzo bene il pane e lo lavoro un po' con le mani. Aggiungo la mortadella, prezzemolo. Il formaggio grattugiato, un uovo, la ricotta, sale e un pizzico di noce moscata. Con una forchetta mescolo bene gli ingredienti. Se l'impasto fosse troppo molle, bisogna aggiungere un po' di pan grattato. Con le mani formo degli gnocchi grandi come una noce e poi li passo nella farina. Sono pronti per essere cotti in acqua bollente e salata, proprio come gli gnocchi di patate. Quando vengono a galla si tirano su con la schiumarola. Li trasferisco in una pirofila imburrata, poi aggiungo salvia, fiocchetti di burro, formaggio grattugiato e li faccio gratinare in forno. Guardate che bella crosticina dorata! Cucinare con gli avanzi e non sprecare il cibo è un nostro dovere. Perché anche in cucina si può cambiare il mondo, in meglio naturalmente.